ragazze, allora mi faccio questo, guardate. Che vuol dire? Purtroppo per me, pulizie. Cosa abbiamo qui? Un sistema di pulizia più sostenibile. Oggi andiamo a fare le pulizie che tanto detesto, ma con questi prodotti mi prenderà sicuramente più a bene, così si dice a Roma. Allora, che cos'è? Sono di Everdrop, che tra l'altro mi ha dato un codice sconto del 20% su tutti i loro prodotti. Mi hanno inviato un sacco di cose che adesso le andiamo tutte a provare insieme. Ho scartato tutti i prodotti, guardateli, adesso li prepariamo insieme. Abbiamo di tutto, dal bagno alla cucina e persino i detersivi per i panni. La cosa bellissima di Everdrop è che i loro flaconi dureranno veramente all'infinito, quindi voi dovrete ricomprare solamente le ricariche che sono tutte in carta, sia quelle per il bagno che quelle per la cucina. Insomma, abbiamo veramente zero impatto ambientale, tutto tutto riciclato e veramente fantastico. Se poi per esempio vi si può rompere questo, comprate solamente il sopra, non vi serve ricomprare il barattolo, quindi veramente la trovo un'ottima iniziativa, oltre al fatto che mi piace tantissimo l'estetica di questi prodotti. Senza perdermi in chiacchiere, prepariamo il tutto. Allora, questo è per capi colorati, tant'è che il tappino di latta riporta il viola. Ha un profumo buonissimo. Allora, la cosa carina è che anche qui sopra ci sta scritto, vedete, capi colorati, invece questo è quello universale, hanno dei profumi fantastici e qui avete tutte le istruzioni. La cosa carina è che agiscono già, pensate, a 38 gradi, quindi veramente fantastici. Adesso occupiamoci di queste. Ok, ragazzi, allora le ho riempiti con l'acqua, è intuitivo perché va riempito leggermente sopra al logo e poi adesso andiamo a mettere la polvere. Questo è per quello, per il detersivo piatti al limone, ha un odore anch'esso buonissimo. Adesso mettiamo l'anticalcare ed infine abbiamo questo qui che è lo sgrassatore adatto anche a superfici con alimenti al profumo di bergamotto. Eccoli qui preparati, guardate tra l'altro che prendono anche il colore, cioè fighissima questa cosa. E questo è tutto lo spazio che occupano questi tre detergenti, le ricariche. Adesso andiamoli a provare insieme e facciamo queste pulizie. Allora, questo è il sapone e andiamo a lavare il tutto. Mi hanno fornito anche questa qui che sostituisce la spugnetta e dura di più e si asciuga prima. Guardate quanta schiuma, non me l'aspettavo. Piatti lavati, avevo giusto due cavolate, adesso andiamo a pulire tutto il piano e in più anche il piano cottura. Mi sembra venuto molto molto bene, adesso continuo a pulire. E adesso è arrivata la stanza che meno adoro, ossia le pulizie del bagno. Testiamo Everdrop. Sanitari puliti. Ho ritirato anche la lavatrice e adesso ne farò un'altra. Comunque, e continuo le mie pulizie, volevo consigliarvi i prodotti Everdrop che, come avete visto, sono super funzionali, estetici, ma soprattutto sostenibili. Infatti si risparmia tantissima plastica e nel nostro piccolo anche solo questo cambiamento ha un impatto fondamentale per l'ambiente. Vi ricordo il mio codice sconto, se vi va utilizzatelo. Adesso andrò a sbirciare il sito e magari proverò qualche prodotto per il corpo, che ho visto che sono super compatti, occupano poco spazio e mi incuriosiscono. Fatemi sapere voi se l'avete mai provato, quali prodotti mi consigliate di acquistare o quali vorreste vedere all'azione. Siamo al centro commerciale per ritirare le sue camicie e abbiamo fatto colazione in Santa Pace dopo aver sposato i bimbi. Com'è? Allora, ho detto a Ele prima, ho detto a ogni scuola che ne lasciavi uno era una liberazione in più. Fino a quando abbiamo finito il cerchio, perché lui è bravissimo. Però raga, Guardate, no, dorme. vi assicuro che non è facile in quattro la situazione. Quindi chi di voi ha quattro bambini, io vi faccio le mie più sentite congratulazioni.
si potrebbe dire quasi condoglianze. Ovviamente scherzo, eh. Poi sta faccia di prima mattina struccata, però se, ne abbiamo approfittato per prenderci questi 10 minuti di relax. Sarebbe bello andare anche a un parco. Allora ragazzi, le abbiamo ritirate le camicie. Mo se Claudio mi dice non so cosa mettermi. Guarda, sinceramente non sapevo manco di averle 12 camicie. Camicie poi. Camicie. Ti giuro te le prendo dall'armadio e ci salto sopra. Attenzione. Ti giuro, le levo dall'armadio e ci salto no. sopra. Ma poi stavo a vedere una tipo dei nuvolari. Sì. Cioè se le pure le marca alcune. Ma una Calvin Klein, vabbè. Ragazzi, buonasera, ciao. Buongiorno. Cioè, non so, buongiorno, ci siamo visti buonasera. Solo alle camicie, penso, l'ultima ripresa. Eh sì. Siamo su via Nomentana. Aissa. Praticamente andiamo a pranzo da Neko. Sì, io mangio sushi da gata. 2 mesi, penso. Sì, sicuramente. E ordiniamo ogni tanto giappo, ma non è la stessa cosa, ovviamente. E io invece... l'ho mangiato ultimamente, ma come sapete sto facendo la dieta e quindi oggi è giorno scarro. Sì, in realtà io non volevo, però Claudio mi ha detto che dopo è peggio, che sennò poi mi attacco alle credenze. E quindi niente, adesso stiamo facendo stranamente e vagamente un giro per vedere le moto, perché Claudio ha sempre sta fissa e quindi oggi lo porto a vederle, anche se non è entrato e sta andando dritto, non capisco perché. Ma vuoi entrare? Sì, che vediamo da fuori i prezzi. Ma è pericoloso. No, non è pericoloso, tanto il budget familiare lo tengo io. Ragazzi, guardate che carina questa Vespa, però Claudio mi dice di no. Amore, dai, a me non mi ci vedresti a fare vacanze romane sulla Vespa? No. Ma questa è più alta di me e di te. Niente moto per Claudio perché erano solo nuove lì. Sì, a me mi brillano gli occhi, però ne ho avute tante di moto, ho comprato anche nuova, però non è una spesa da fare adesso. Se riesco a trovare un buon usato per cambiare lo scooter, per questa è la moto. Lo sapete che fa così? Per rabbonirmi. No, è vero. Perché in realtà vuole... No, lei già me la stava comprando, ma questa ti piace? Vabbè, tanto, 5.000 adesso lascia stare. Cioè, aspetta, non è che 5.000 che so, ragazzi, è il nostro budget tipo trimestrale, però... Nel però senso, lei me l'avrebbe comprata adesso, quindi... Per farlo felice. Comunque adesso veniamo a pranzo da Neko, che è stato uno dei primi sushi dove siamo andati, vero? Sì, dove ti ho portato? Dove mi hai portato. Lui mi ha portato da Domo e io da Neko. E niente, non ci torniamo da una vita insieme, quindi sì, ora... Sì, anche poi ne abbiamo girati tanti altri, però oggi sgarro col sushi. Comunque sia, raga, non ne stiamo parlando tanto di questa dieta che stiamo facendo. È meglio. Ma sta funzionando, non voglio dire esatto. Tanto, no, io... voi dite sempre, voi dite sempre... Che vi mettete a dieta e poi ringrassate. Niente, è vero, avete ragione, uno fallisce e ci riprova, fallisce no. Sì, e abbiamo lo sgarro e io l'ho portato al sushi. Esatto, poi c'è Filippo che sta collaborando. Speriamo. Perché dorme. Comunque lo apriamo noi oggi, mezzogiorno e come preti, però almeno siamo soli e mangiamo in santa pace. Praticamente abbiamo aperto noi i locali, siamo soli, però è meglio uno per il vlog e due per Filippo che dorme, almeno mangiamo in santa pace dopo. Da quant'è che non mangiamo? Da quando sono nati i figli che non mangiamo in santa mamma pace? Mamma mia, sì. Infatti, piccolo, la verità, perché noi diciamo sempre la verità. Mi ha detto, senti amore, ma che facciamo? Andiamo stasera. Ci portiamo anche Valerio Edoardo. Gli ho detto di no. Perché ho detto, se devo fare lo sgarro, devo mangiare veloce tutto. Acchiapparli uno dall'altro. Ha detto no, non lo facciamo lo sgarro. E io ho detto ok, allora andiamo stamattina, solo che siccome a luna abbiamo un appuntamento dobbiamo mangiare a mezzogiorno per forza di cose, se no non facciamo in tempo ad arrivare. Ed è per i miei dentini. Niente, ora mangio. Scusate, ma gli occhiali da sole sono graduati, quindi mi viene in automatico. Lui non perde tempo comunque, ragazzi. No, sto cominciando agli antipasti ovviamente e ho preso per adesso i ravioli. Io vorrei le alghe, raga, ecco, provate le alghe, ragazzi. Queste qua sono vero, se ne prendiamo due perché le voglio pure io. Questi li ho tolti, li vuoi? Facciamo uno e uno? No, va bene, uno e uno, dai. Dico, metto quelli anche, questi qua? Li ho al tolti. Vapore o alla griglia? Al vapore, sì. Facciamo uno al vapore e uno alla griglia. Va bene.
quindi lo rimettiamo. Qua gli dice 2, però l'ho tolto, l'ho cancellato dall'ordine, vedi? No, dice sempre 2. Claudio va anche di involtini, ha provato sì, ormai i li prendo sempre con quelli thailandesi. Ok, vabbè, cominciamo a confermarlo. Sì, noi abbiamo imparato questa tecnica, raga, per mangiare. Non c'è. Aspetta 10 minuti, aspetta per fare. No, infatti è uno degli all you can eat migliori. Tra l'altro è molto anche estetico, secondo me. Poi noi ci hanno messo sui divanetti. Comunque niente, praticamente ordiniamo poco, mangiamo, poi riordiniamo, perché sennò ordiniamo tutto insieme, ti portano tutto insieme, mangi e non ti godi niente. Queste sono le piccole tips di due frequentatori, di due ex frequentatori accaniti. Prima venivamo una volta a settimana, Io vorrei anche sashimi, lo prendo? Sì, pure quello tipo scottato. Bravo, sì, quello scottato. Quello forse era il special, se non sbaglio. Che buonissimo, io lo amo. Ragazzi, noi avevamo fame, io l'ho già finita. Ta-da! Sono buonissime. Questo è l'involtino Thai, ma cos'ha? Assaggio, è buono. Assaggiamo? Nel frattempo che Claudio si era distratto, io mi sono accorta che c'era anche la salsa. No! Piccante. Comunque, raga, prendete le alghe perché sono squisite. Non è buono, raga. Te l'ho detto. Poi questa salsa è piccante ma non troppo. Picca ma non picca. Comunque Filippo si è svegliato. 10 minuti. Dentro io credo ci sia carne. Sì. Però ha un sapore forte. Carne di maiale, carote, germoglie di soia e salsa Thai. È buonissimo comunque. 9. Le alghe io non mi ricordo, se avevo letto che loro in Giappone le mangiano veramente. Ma che? Tipo a inizio o fine pasto, una cosa del genere, tipo lo zenzero. Però non vorrei di sciocchezze. Quindi è meglio se sto zitta. Anzi, faccio la professionale, ragazze, ci sono arrivati questi qua. Che sono? I ravioli. Amore, E sono i carboidrati che mi hanno dato al cervello a me. I ravioli che vanno un po' nella soia, non tanto. Raga, vi dico solo che c'è stato un epic fail da parte di entrambi. Quindi noi abbiamo morso il raviolo, è uscito un po' di salsa. Quindi è stato tagliato. Sono buoni. Sono buoni, però sono poco grigliati. Vi dico la verità. Ma vediamo quello al vapore. Non so perché oggi gocciolano. Sì. Vediamo, se cioè, anche questo. Epic fail. No. Un po'. Però vedi. Non so perché gocciolano. Guarda quanta salsa. È disgustoso un po' sta scena, no? Però è buono. Sì, i sapori sono buoni. Il sapore è da 10. No, il sapore è buonissimo, però solitamente sono un po' più grigliati, almeno io ci vengo da tanto. Sì, e poi è meno untuosi, meno. Però sono buoni. Diciamo che da 10 passano 8 e mezzo. È solo per questo fatto qua. Esatto. Comunque nel frattempo io ho ordinato altra roba e vediamo che arriva. Piatto 2, abbiamo sashimi. Vabbè ragazzi, sashimi. Cosa li vuoi dire? No, la cosa bella è che qua le fanno sottili, anche se ho letto che in Giappone sono grosse in realtà. Sì, sono un po' più grosse. Però è proprio morbido e come vedete non ha tante di quelle filature grasse. Cioè in certi sushi è tipo bianco. Buono. Ovviamente con sashimi, in ogni giapponese in cui andate, riuscite a capire più o meno un po' la qualità. Mamma mia. Abbiamo anche beccato dei sashimi veramente brutti, eh. Sì, perché non si scioglieva in bocca, che devi fare? Questo si scioglie in bocca, ma si vede pure quando lo prendi con la bacchetta che si già divide. È buono, è tenero e poi è saporito. Questo è sempre salmone, però è tipo scottato con una salsina sopra. Di sesamo. Infatti si vedono anche i cosi. E invece io assaggerò questo. Che ha detto non me lo ordinare. Dillo. Sì, perché ne mangio solo uno, perché
se mangio subito tanto riso, poi non voglio più niente. Però vi posso dire che ne mangerà uno, quello è talmente buono che vorrà anche il secondo. Infatti ne ho presi quattro apposta. Arrivano gli altri? No, dicono. Mamma mia, è buono però. Pure questo è buono. Me l'ho scordato, però sì, buono, mamma mia. Ma io invece che c'ho occhio. Questo pure, uno dopo l'altro, sono tre per alla uno. La fine del mondo, poi c'hanno sta cosa della fumigatura. Infatti Filippo sta iniziando a piangere perché dice bella la vita vostra. Che magnate. Eh sì, lo mangerò. Oddio. Eccolo qua, è arrivato Filippo. Eh sì, ragazzi. Lo osserva quello che mangiamo. Ragazzi, sono arrivati i dorogliati? No, i taco? No, le polpette di granchio. C'hanno quel colore di polipo che si muovono, non so se vedete. A me non piace molto il polipo, però. Queste sono tipiche dello street food giapponese. Le mettono tipo infilate nello spiedino. Buona. Noi ragazzi poi concludiamo sempre con i gamberi. In realtà non abbiamo preso manco gli uramaki. E stiamo già esplodendo. Poi Filippo si è agitato un pochino. Ragazze, sushi finito. Devo dire la verità, di solito noi ci abbottavamo. Non è che abbiamo mangiato poco, però neanche come al solito. E nulla, è stato veramente buono. E l'ho apprezzato anche di più mangiandolo piano. Allora ragazzi, avete presente quando lo zio va a prendere i bambini? Fatemi vedere cosa ci avete tutti e due. Cosa vi ha regalato zio oggi? Già, no? Come i capelli della... Cosa ti ha regalato zio uscita da scuola? Lui non lo sa. Allora, Dodò all'uscita da scuola ha avuto una spada. Fammi vedere come si usa. E Aurora ha avuto la principessa. Una principessa. Perché dovete sapere che all'uscita da scuola si mette in tipo con i palloncini e i giochi. Va bene, è una posizione tattica, un po' meno per i genitori. Proprio nell'atrio uscita, esci da scuola, c'è questo. E lei ha cominciato a fare: papà, voglio il palloncino. Siccome al nido mi hanno detto: papà, voglio un bacino. Siccome al nido mi hanno detto che è stata un po' strana oggi, comunque sta vivendo tutta questa situazione, che per lei comunque sono dei cambiamenti che stiamo vivendo tutti, anche noi, solo che noi li viviamo e basta, però i bambini magari li accusano diversamente. Aspetta papà. E quindi mi hanno detto: guarda, Aurora è stata un po' strana al nido, stava un po' così, mi compro il palloncino, un po' triste. E io l'ho preso. E poi ovviamente c'era Dodò. Che fai? Non gli compri niente a Dodò? Sono uguali. E Dodò ha preso la spada laser. 15 euro buttato. Dai! Buongiorno ragazze, come state? Oggi è un tempo un po' strano a Roma. Sembra che debba piovere. Quindi praticamente non abbiamo fatto la nostra solita gita fuori porta. Mi vedete tutta bella lucida perché mi sono tutta incremata. Sto facendo una maschera, e una maschera di Pixie, quella che faccio solitamente. E anche Aurora ha fatto la skin care, è vero? È vero che hai fatto la skin care? Eh? Sì. Ti è piaciuto fare la skin care con mamma? Dove vai? Dove vai? Filippo con i suoi rotoloni dorme. Ora vi faccio vedere una cosa sexy. Ora vi faccio vedere il piedino che è meraviglioso. Pranzo ragazze, Claudia ha fatto zucchine e pomodori. Mega super polpettone che mangeremo pranzo e cena, penso. Tra poco mi trucco perché dobbiamo andare a comprare il gioco alla bimba di cui andiamo al compleanno oggi. E tra l'altro che è patita di Spider-Man, quindi compreremo qualcosa a tema Spider-Man, che è un po' il tema della festa. E se riesco vorrei fare anche dei reel, ma non so se riesco. Vabbè, nel mentre edito. Sì, questo è il polpettone, che in realtà è molto light, perché è un polpettone di carne di pollo, senza niente, senza uovo, senza pangrattato, è solo carne, e con un po' di spezie. E dentro ci ho messo un po' di prosciutto cotto light, ma due fettine, raga, di numero, e una mozzarella light, quindi è il polpettone molto light in generale, semplicissimo.
Poi ci sono le zucchine e un po' di fagiolini. Comunque, mantenersi leggeri, però mangiando saporito. Buon pranzo! Allora, ragazzi, non ci avete più visto da pranzo, ci siamo preparati. Io così, molto easy peasy. E Aurora invece? E Aurora invece c'ha la gonna, ha preso anche le uova. Una per Lala e una per Vola. Brava. Qui c'è un sottufficiale. In borghese però. Sottufficiale! Mettila! Pensa che siamo arrivati! Ci sono i giochi, hai visto? Sì. Sei contenta? Sì. Ah, vabbè ragazzi, guardate che carino. Solo che purtroppo piove e quindi sicuramente siamo dentro. Questo? Andiamo! Ma che fai? Mi chiudi fuori? Ragazzi, buonasera, siamo tornati dal compleanno dell'amichetta di Auri, Lara. E siamo appena tornati a casa e sono passati un attimo, siamo passati un attimo dal Conad, loro hanno aspettato in macchina per prendere la cena di questa sera. Ti sei divertita alla festa di Lara? Sì. Spider-Man ci stava! Spider-Man ci stava! E poi avete trovato le carte di chi? Di lui. Perché ci sono scritto due orecchie, perché alla con la bata e con gli occhi con il naso, perché c'è la pelle e i capelli invece fa paura. Ah, perché ti faceva paura quello brutto verde, il nemico di Spider-Man, è vero? Sì. Oh, avevo avuto paura. Però è arrivato Spider-Man e ti ha salvato. Sì. Filippo ha fatto scalpore con le mamme. Se lo sono spupazzare. E adesso andiamo a cenare. Vi facciamo vedere cosa ci abbiamo preso per cena? Mm. No, noi lo facciamo vedere. Però devi dire. Che siamo stati bravi. Come? Ah, sì, raga. Una cosa terrificante. Come si chiama il coso che paura? Si chiama, lo sai che io non lo so, si chiama Robin. No, troll verde, una cosa del genere. Vabbè, comunque siamo stati bravi. Siamo stati bravissimi, raga. È stato terrificante perché, come sapete, a tutte le feste di compleanno c'è da mangiare, c'è il buffet. E questo buffet di stasera era veramente molto buono. Pizzette, sai. Però siamo stati bravissimi e non abbiamo sgarrato. Abbiamo mantenuto la dieta, non abbiamo mangiato niente, io solo ho bevuto, devo dire la verità, mezzo bicchiere di spritz, devo essere onesto, Ele, no, acqua, non ha ceduto, e stasera mangiamo, adesso ve lo faccio vedere. Ragazzi, ecco la nostra cena, prosciutto crudo, mozzarella, le verdure che sono avanzate oggi, alette per Auri, e Claudio invece la mozzarella anziché fior di latte di bufala. Buona. Buonissimo. Ragazzi, volevo concludere il vlog dicendovi che Aurora è triste. Comunque, niente, alla fine la Isa sta bene, cioè nel senso che ha la bronchiolite e devono tenerla in osservazione per l'apnea, però diciamo che è una cosa assolutamente guaribile, che purtroppo quest'anno sono... Le patatine, si sono verificati tantissimi casi e quindi niente, purtroppo come ha colpito lei, ha colpito Filippo, tantissimi altri bambini, quindi un abbraccio a tutte le mamme che vivono queste situazioni. Poi con questo tempo che un giorno fa freddo, un giorno fa caldo, la situazione non migliora e nulla, però diciamo che se tutto va bene è dimettibile tra 2 giorni, quindi in bocca al lupo soprattutto per mia sorella. E niente, vi mando un abbraccio, un bacio e non perdetevi il vlog di domani che è una figata assurda.